Hi bro, qua è Spirit Tiger ed eccoci qua ragazzi in un video diverso dal solito. Allora ragazzi, io oggi volevo parlarvi sul fatto di Ciccio Gamer 89 che è successo a Romix, dove praticamente uno stupido, uno scalmanato ha tirato per ben due volte di fila un cornetto in faccia. Ragazzi, io non faccio questi video perché non mi piacciono, però io no, proprio ne ho sentito il dovere. Cioè, ho avuto proprio il dovere di rispondere a questo video perché, ragazzi, a parer mio YouTube Italia sta diventando proprio uno schifo. E non da mo', ma da tanto. Allora, ragazzi, io volevo dire che ho visto il video di Ciccio e, ragazzi, mi ha emozionato un casino. Perché, cioè, alla gente può anche non piacere perché io sono sincero, io Ciccio Gamer non lo seguo tanto. Però a me mi è stato sempre simpatico e quei pochi video che ho visto mi sono piaciuti. Io non capisco perché fare una scortesia a questo youtuber, un youtuber che ci mette passione, volontà, ogni giorno a farci il culo così, per portare almeno 3 video, portare almeno 3 o 2 video al giorno, Ma ragazzi, dove li troviamo dei youtuber così bravi, sinceri, con tanta volontà? Dove li troviamo? Ma ragazzi, a che livelli siamo arrivati, A tirare due cornetti in faccia, per cosa? Solo perché non ti sta simpatico questo youtuber o che cavolo ti ha fatto? Cioè, ragazzi, siamo proprio arrivati a dei livelli schifosi. Io, ragazzi, sono veramente, non lo so, sono rimasto, cioè, sono proprio veramente allibito. Non, cioè, facciamo proprio schifo, sia come community che come persone. Io, Ciccio, spero che tu veda, cioè, spero che tu guardi il mio video e ti dico che io sto con te, perché no al bullismo, perché, come hai detto te, il bullismo non deve esistere, noi dobbiamo vincere contro il bullismo. Ciccio, se te stai vedendo anche questo video, ti voglio dire che continua così, non ti arrendere mai perché hai tanta gente dalla tua parte. Come io e come tanti altri tuoi fan, noi ti vogliamo bene e ti sosterremo sempre. Cioè ragazzi, siamo diventati proprio uno schifo. Cioè io ragazzi a guardare quel video lì mi sono veramente emozionato, emozionato nel senso che ho provato rabbia per questa cosa qui che è successo su Ciccio, perché ragazzi non è giusto. Cioè, tutti, cioè, non è che se lui ti sta antipatico te gli devi buttare, cioè lo devi proprio aggredire o fare qualcosa. Se non ti piace, questa è la mia opinione, lo lasci perdere. Sì, ci può stare una critica, ma non deve essere né offensiva, ma deve essere, a parer mio, una critica costruttiva. Io ragazzi non sono nemmeno bravo a fare questi tipi di video, perché non so tanto esprimermi su questo fatto, però io ragazzi ho detto la mia. Io spero, guarda Ciccio, che tutto il male che ti hanno fatto a quella gente lì gli si risorgerà contro. Ragazzi, io ho detto la mia opinione, se vi è piaciuto lasciate mi piace per Ciccio e ragazzi con l'hashtag, e scrivete qua sotto nei commenti con l'hashtag, io sto con Ciccio ragazzi, dobbiamo intasare il web che con l'hashtag io sto con Ciccio. Ciao Ciccio, se vedi questo video, qua è Spirit Tiger, è tutto, bella!